Ciao a tutti, io sono Ania, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi party letterario book tag slash 2, perché ovviamente è quello che ho già fatto l'anno scorso, ma con risposte diverse, o quasi. Allora, prima domanda: un personaggio a cui piace cucinare? Questa volta voglio rispondere con Harry Potter e la pietra filosofale, perché c'è un personaggio che amo cucinare alla follia, ossia Molly Weasley. Io l'adoro, è un personaggio che amo troppo. L'ho rivalutata molto rileggendo Harry Potter, quindi scelgo lei per cucinare. Seconda domanda: un personaggio benestante che ha messo a disposizione i soldi per il party. In questo caso ho scelto il grande Gatsby. Lui sì che ha tanti soldi da mettere per questo party, e poi di party ne ha fatti già tanti, quindi lui potrebbe anche metterci l'organizzazione, la casa e tutto, quindi oltre ai soldi. Terza domanda: un personaggio che potrebbe fare una sceneggiata. Quest'anno ho deciso di menzionarvi The Sword di James Patterson. Non ricordo il nome del padre di famiglia. Comunque, lui potrebbe fare una sceneggiata enorme. Per come si è comportato, secondo me potrebbe fare non una, più sceneggiate. Quarta domanda: un personaggio in grado di animare la festa. Io recito Red Rising, però in questo caso una domanda diversa, ovviamente, e con un personaggio diverso, ossia Sevro. Secondo me Sevro potrebbe animare la festa. Quinta domanda: un personaggio molto popolare che proprio non può mancare. Anche in questo caso ricito il Trono di Spade, però ovviamente anche in questo caso domanda diversa, con un personaggio diverso. Io voglio Tyrion alla mia festa, non deve mancare assolutamente. Sesta domanda: il cattivo di turno. Per questa domanda ho scelto Imogen Dorian della Lorien Legacies, perché sì, ok? Perché non è uno solo, ma sono tanti. Quindi più numerosi siamo, meglio è. Quindi Imogen Dorian, venite perché voi siete cattivi e dovete venire alla mia festa. Vi voglio, siete invitati tutti quanti. Sette, la coppia della situazione. Io ho scelto Percy e Annabeth. Io li shippavo tantissimo, soprattutto nella prima saga. Nella seconda, in questo caso questo è il primo, diciamo non tanto, però come coppia si sono molto rafforzati nella seconda saga, quindi vi faccio vedere la seconda saga, però comunque Percy e Annabeth. Allora, numero 8, un personaggio non molto apprezzato che viene invitato solo per fare numero. Allora, per questa domanda ho scelto Gilderoy Lockhart, sempre di Harry Potter, perché non è molto apprezzato in realtà come personaggio, però a me piaceva all'inizio. Numero 9 e ultima domanda: un personaggio che hai invitato personalmente. Non potevo non recitare Hunger Games con Peeta Mellark. L'anno scorso l'avevo citato come un personaggio che cucinava, però in questo caso voglio invitarlo personalmente al mio party. Bene, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Io vi lascio le grinfie di quello che succederà nel mio canale, non lo so ancora. Io spero vi sia piaciuto questo tag, anche se è tipo vecchio, non so quanti anni. E se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!